Siamo in collegamento con Alessio Crociani, collega della testata violanews.com, per parlare di questo derby che si giocherà Fiorentina ed Empoli. Ciao Alessio, benvenuto. Ciao Andrea. Come vedi questa partita e soprattutto cosa ci puoi dire per quanto riguarda la Fiorentina, la condizione fisica, reparto infermeria, come sta? La Fiorentina dal punto di vista fisico sta attraversando sicuramente un ottimo momento di forma. Rimangono i lungodegenti, ovvero Giuseppe Rossi e Bernardeschi, che comunque non saranno a disposizione di mister Montella prima dell'anno prossimo. Stesso discorso probabilmente varrà per Pasquale e Babacar, che al massimo potranno andare in panchina contro l'Empoli, ma sarà molto difficile vederli in campo. Possiamo dire che la Fiorentina, dopo periodo così non perfetto, abbia raggiunto la quadratura del cerchio. Quanto pensi abbiano influito, a proposito di assenze importanti, quella di Rossi e degli altri compagni che mancano dall'inizio dell'anno? Ma le assenze sicuramente hanno influito sulle prestazioni della squadra. Montella però è riuscito a ovviare a queste assenze grazie al ritorno al 3-5-2, che è stato un po' la quadratura del cerchio per la Fiorentina. Sono tornati in rilievo i tre tenori a centrocampo, Pizarro, Aquilani e Borja Valero. Mati Fernandez è finalmente esploso in questa prima parte di stagione, sta facendo la differenza in campo e si è visto anche a Cesena, così come a Cagliari, dove ha realizzato una doppietta. Senti, Montella l'abbiamo visto lunedì a Empoli-Torino, pensi che la sua sia stata una visita di routine oppure anche un pizzico di preoccupazione da parte del tecnico Viola Cera? Ma sicuramente da parte della Fiorentina c'è la ferma intenzione di preparare questa partita nel migliore dei modi. Non è sicuramente casuale la presenza di Montella al Castellani per la partita contro il Torino. Non è un caso che la squadra abbia deciso ieri di andare con una giornata in anticipo e in ritiro per preparare la partita di Empoli. Un segnale molto chiaro, ovvero non c'è mercato, non c'è vacanze di Natale, c'è solo l'Empoli nella testa di questa Fiorentina. Senti, per quanto riguarda questo derby, è un derby sentito per la Fiorentina o magari è una partita che vale come le altre secondo te? A Firenze è una partita importante, ma non in quanto una partita sentita come derby, ma è una partita che può rilanciare la squadra nei piani alti della classifica. A livello di rivalità, sinceramente, a Firenze non è una rivalità molto sentita quella con l'Empoli. A proposito di giocatori importanti, ieri ha parlato Tavano al Castellani, ha detto che per lui è un periodo difficile, che spera di sbloccarsi proprio con la Fiorentina, e allo stesso tempo gli è stato chiesto di Gomez. Ecco, come vogliamo sapere un po' come sta Gomez, anche lui sta passando un periodo non certo facile. Sì, Gomez reduce da due infortuni molto gravi che sostanzialmente gli hanno tarpato le ali in questa sua avventura a Firenze, e diciamo che è l'unico problema di questa Fiorentina, non riesce a sbloccarsi mentalmente e i suoi gol mancano, in effetti mancano, è innegabile questo. C'è qualche giocatore dell'Empoli che ti ha sorpreso in maniera positiva? Ma sicuramente Rugani. Rugani, che si è dimostrato un difensore di altissimo affidamento e che è sicuramente destinato ad altre patrie. Senti, a proposito di Fiorentina, quale pensi sia la formazione per chiudere? Ma la Fiorentina probabilmente si schiererà con il classico 3-5-2 di queste ultime partite. L'unico dubbio è su chi farà spazio al rientrante Quadrado, che ha saltato la partita di Cesena per squalifica. In lizza ci sono Joaquin e Mati Fernandez. È ipotizzabile che si accomodi in panchina Joaquin, visto lo stato di forma eccezionale del fantasista cileno. Grazie mille Alessio Crociani, collega di violanews.com. Grazie a voi, arrivederci.